Amici carissimi di Radio Speranza e dell'Unitalsi, eccoci di nuovo insieme. Oggi ci sono io, Federica e Antonella. E Antonella che mi fa compagnia. Vi saluta Rita, vi salutano Marta e Marianna, ecco che da un po' hanno preso anche loro la dimestichezza, ecco, a venire alla radio e stanno facendo delle trasmissioni veramente belle e molto belle, sono molto brave, quindi sono contenta che, ecco, sia questa questo servizio sia passato anche, stia passando anche tra i giovani. E allora, cari amici, come sempre ci state ascoltando dalle frequenze radiofoniche di Radio Speranza, che potete 87,6 MHz, potrete riascoltare la trasmissione attraverso i social, quindi la pagina stessa di Facebook Radio Speranza, e anche poi condividendola sui propri profili. Noi stessi la condividiamo nei nostri gruppi, la pagina Facebook della sottosezione di Pescara e il gruppo WhatsApp. E proprio perché ciascuno possa eventualmente riascoltarci se non può farlo in questo momento in diretta, e condividerlo anche con amicizie o sui propri profili, proprio per diffondere il messaggio della radio, ma anche le notizie, appunto, dell'associazione stessa. Abbiamo tantissime cose da raccontarvi come sempre, quindi il tempo non lo voglio impiegare in cose superflue. E vi vogliamo raccontare oggi, Antonella, quello che la sottosezione di Pescara ha vissuto domenica scorsa, perché è stata la prima assemblea ufficiale, innanzitutto del nuovo presidente, quindi di Rita, la prima assemblea che ha condiviso con tutti quanti, facendo il resoconto degli anni dell'anno scorso e quindi un po' tutto quello che si è svolto nell'attività. Ma poi anche è stata l'occasione della prima assemblea con tutti i soci del nostro nuovo assistente, quindi Don Gregorio ci ha accolto nella sua parrocchia e abbiamo condiviso, è stato con noi presente per tutta l'assemblea, e nonostante appunto a lui avessimo chiesto in realtà la prima parte dell'assemblea, quindi il momento di preghiera spirituale, come è bene cominciare sempre ogni riunione. E questa cosa, appunto, ne volevamo parlare con Antonella perché ci ha colpito molto in alcune cose che noi forse non eravamo abituati, poi dopo tanto tempo in cui ci si ritorna a vedere anche in presenza, e quindi è importante condividere e affidare il cammino nuovo che abbiamo al Signore. E quindi, Antonella, che cos'è che ci ha colpito molto? Ne parlavamo prima in macchina. Sì, è stato bellissimo perché intanto ha fatto l'invocazione allo Spirito Santo, tanto per cominciare, e che credo sia la cosa, cioè, sicuramente migliore e più, come dire, cioè, affidarsi allo Spirito Santo è sicuramente una garanzia. Poi c'è stata l'esposizione del Santissimo. Questa è una cosa che ci ha colpito, penso, ci ha lasciato un attimo senza fiato a tutti, perché non ce l'aspettavamo. Infatti, ed è stato davvero, davvero bello. Ma poi l'intensità con cui lui, cioè, ha parlato, poi dopo questi momenti iniziali, è stato davvero, come dire, a parte l'affetto che traspare dalle sue maniere, ma è stato davvero coinvolgente. Sì, è vero, lui ha questa è un trascinatore, in qualche modo riesce a coinvolgere, a sorprendere, a trascinare, riporta sempre l'attenzione a fare del bene e a farlo bene, e quindi per fare questo bisogna affidarsi al Signore, e quindi in ogni cosa, e quindi soprattutto poi l'associazione, per noi l'associazione di servizio come siamo noi, è chiaro che la forza la dobbiamo prendere dalla preghiera e dalla contemplazione. Quanti santi, no? Mi viene in mente Madre Teresa, hanno fatto tanto a livello materiale, concreto, ma se non avessero avuto ore e ore di contemplazione, quella forza, quelle possibilità non si sarebbero potute realizzare.
E questo forse noi dobbiamo tornare un po' a questo discorso di, ecco, saper contemplare un pochino di più, pregare, affidarci e affidare il nostro servizio al Signore. Come diceva lui, se la casa è costruita sulla roccia regge, se è costruita sulla sabbia, su niente, crolla. Quindi ecco, tutti i nostri progetti, il nostro servizio, il nostro essere associazione deve avere delle fondamenta forti e ben radicate nel Signore. E poi ci ha introdotto al tema dell'anno, e ne abbiamo già accennato più volte. Il tema dell'anno quest'anno è particolare perché prende spunto. Allora, purtroppo un handicap di questa riunione è stato che, facendola in chiesa, c'era un rimbombo importante, per cui forse tante parole sono sfuggite, tanti passaggi. Il succo un po' di quello che, a cui Don Gregorio ci ha introdotto, lo abbiamo accennato un po' varie volte, questo tema dell'anno, che è un po' particolare perché prende spunto dalle parole che la Vergine ha rivolto a Santa Bernadette nell'apparizione del 2 marzo 1858. Andate a dire ai sacerdoti che qui si costruisca una cappella e che si venga in processione. Vedete bene che sono tre grandi frasi, e quindi si è pensato di dividerli per tre anni. Quindi questo anno 2022 verrà approfondita la prima parte, andate a dire ai sacerdoti, che ci colpisce molto perché si parla proprio dei sacerdoti e quindi della Chiesa, e come Unitalsi ricordiamo sempre che noi siamo un'associazione ecclesiale, quindi il nostro luogo idoneo per diffondere, evangelizzare è partire dalla parrocchia, ciascuno dalle proprie parrocchie. E quindi questo ci interrogherà molto in questo anno. E poi lui, ecco, ha incominciato a dire, si svilupperanno queste parole, andate e dire ai sacerdoti. Una cosa particolare anche che mi è piaciuta ricordare è anche quello che ha detto Don Andrea di Penne, e io sono stata appunto a Penne, abbiamo fatto un'assemblea i primi di marzo, e anche Don Andrea ha saputo centrare questo discorso di andare a dire ai sacerdoti, riportando tutto all'immagine di Santa Bernadette. Una cosa che di Don Gregorio ho apprezzato tantissimo è questo rifarsi a Bernadette, per noi fondamentale. E forse tanti di noi unitalziani di Bernadette ricordano e sanno poco, e quindi è bene, secondo me, ritornare ad approfondire il messaggio, la figura di Bernadette, e poi il messaggio che a lei viene affidato. Ci torneremo su perché veramente c'è tanto da dire, e non voglio togliere il tempo ad altre cose di cui vogliamo parlare, però è importante ricordare che Bernadette era una bimba. E a quei tempi non aveva, era ignorante, non sapeva, non aveva studiato, aveva difficoltà di salute, era una donna e alle donne non si dava credito, eppure la Santa Vergine si è rivolta a lei dandole del voi, che era una cosa impensabile. Quindi elevare a dignità anche un ceto sociale più basso, e soprattutto le dà un compito di andare a dire ai sacerdoti, che era una categoria sicuramente più importante, quindi una donna piccola, insignificante, che deve invece riferire un messaggio agli uomini di chiesa, quasi che si è stravolto un po' il piano di quello che gli uomini credono, il piano di Dio sono altri. Chi le avrebbe potuto dare credito? Eppure anche qui ci sono tanti riferimenti biblici, tanti significati, e quindi ci ripromettiamo di approfondire anche con Don Gregorio stesso, se lo invitiamo, speriamo che ci venga a fare compagnia qui alla radio qualche volta, e possiamo approfondire ancora questo tema. E torneremo su Don Gregorio appena la pausa, adesso ci fermiamo un attimo, perché anche da lui abbiamo iniziato un'esperienza bellissima, vero Antonella, di cui ci parlerai adesso? Sì, ecco. Abbiamo fatto la Via Crucis. Ma è una Via Crucis in dialetto particolare, di cui vi parleremo fra poco. Dopo la pausa. Guardiamo a te che sei Maestro e Signore, chinato a terra stai, ci mostri che l'amore è cingersi grandissimo.
che grande è soltanto l'amore. E ti vediamo poi, Maestro e Signore, che lavi i piedi a noi, che siamo tue creature, e ci Eccoci di nuovo insieme per raccontarvi ancora quindi quello che stiamo facendo come associazione, come sottosezione. Una bella esperienza in questa Quaresima che ci è stata proposta proprio da Antonella e Stefani e altre amicizie loro. Antonella, ce ne vuoi parlare? Sì, è una Via Crucis che conosciamo da, in dialetto, ripeto, che conosciamo da tanto tempo. Ce l'aveva, io voglio ricordare un attimo la persona che ce l'ha proposta a suo tempo, ed era la maestra Maria Amiani, la carissima maestra Maria Amiani. La nonna di Chiara. Sì, e ci ha colpito subito perché è una Via Crucis emozionantissima, è bellissima e sembra più attuale che mai. C'è una telefonata? Ah, c'è una telefonata in diretta. Scusa Antonella, rispondiamo. Prego. È il bello della diretta. Pronto? Ciao Rita. Sì, ho sentito ora che stai parlando, Antonella, sì, della bellissima Via Crucis. Esatto. E spero tanto che tu possa leggere la quarta stazione e sicuramente, come dicevi poco fa, questa Via Crucis è molto attuale e poi colpisce veramente. E ringrazio tanto voi che siete lì, come Marta e Marianna, che sono diventate veramente brave nel condurre le trasmissioni, sì, ci sì, offrono spunti di grande approfondimento. E poi parlerete anche delle piantine di olivo, sì, e intanto ricordo il tema dell'anno, come già vi ha detto in parte Federica, molto bene, e mi raccomando questa andate, quindi questo cammino della Chiesa, andiamo soprattutto nelle periferie e verso i più fragili. E figuriamoci, Santa Bernardetta, hai detto tu giustamente, Federica, piccolina, andare a dire sacerdoti, quindi ognuno di noi nelle proprie debolezze e fragilità può portare un grande messaggio. Un grande grazie anche a Don Gregorio. Vi lascio perché non voglio togliere del tempo le bellissime cose che state dicendo. Un abbraccio. Ciao a tutti. Rita. Ciao Rita. Benissimo, continuiamo Antonella. Sì. E quindi stavo dicendo che è più attuale che mai questa Via Crucis, però io non voglio sprecare parole per definirla, per dire... Facciamola sentire. Sì, ma infatti io vi propongo appunto la quarta stazione, che sarebbe l'incontro di Gesù con la mamma, con la Madonna, e vedrete che vi renderete conto di quanto appunto sia attuale questa, in questo clima di sofferenza, di guerra, per tante mamme, sì, che perdono tanti figli. Allora, ho detto in dialetto, quindi Gesù ngondr la mamma santissima, de bot la folla s'ammutisce, addosel arman senza fiate, ha visto la Madonna addolorata che faccia a faccia se trova in gelu figlie. Che dice a Ran? Sendema mo che strill, pensene tutte. E invece
La Madonna sta ferma, ritt come una colonna, che la faccia colore della morte. Sa guardano, du sguardo disperate, che se parlano senza una parola. Dice l'una: mamma, mamma mia, quanta dolore soffre per tuo figlio. Perdonami, mamma, tu li sì, che tenga fa la volontà di Dio. Dice la mamma: fi benedette, se potesse me t'armettesse in bette, per ne vedere te arredutta così, te desse tutto lo sangue e la carne a me. E la compagna, ngellucchie già cecate de lacrime cucende, disperate. Allora, capite bene che è molto emozionante. Antonella ogni volta che la legge dice che si commuove, ma è lo stesso per me. Pensate solo, ecco, mettiamo in queste parole quello che sarà questa Via Crucis che stiamo proponendo, veramente questo periodo di grande sofferenza e tutte le morti innocenti di cui, ecco, quotidianamente sentiamo parlare. Speriamo che queste atrocità finiscano al più presto e venga accolto l'appello e la preghiera di tutti, l'appello del Papa continuo e di tutto il popolo che prega per questa situazione. E questa Via Crucis la stiamo portando quindi in molte parrocchie che ci hanno permesso, che la stanno accogliendo. Abbiamo cominciato appunto venerdì scorso da Don Gregorio e questo pomeriggio saremo a San Giuseppe e la prossima settimana da Don Emilio a Montesilvano e il 1° aprile a San Luigi e l'8 al Santissimo Crocifisso. Quindi penso che abbiamo coperto, insomma, siamo riusciti a coprire i venerdì e ringraziamo quindi tutti coloro che stanno seguendo questo percorso quaresimale, questa preghiera veramente forte, e tutti i sacerdoti che ci sono resi disponibili. Sì, perché certamente è una cosa nuova che può rimanere un po', che lascia un po' perplessi, ma vi assicuro che è veramente veramente emozionante e quindi vi invitiamo a partecipare quando potete, come possibile. E in questi ultimi minuti che ci restano per concludere vi do l'altro appuntamento importante che stiamo incominciando a vivere nelle nostre sottosezioni abruzzesi, che è la promozione della giornata nazionale Unitalsi, la 20ª. E dopo 2 anni di stop, ecco, il 2020 è stato un po' la sorpresa, quindi insomma molto difficile portarla avanti con grande difficoltà. Il 2021 l'abbiamo saltata proprio per evitare ulteriori difficoltà e quest'anno torniamo in piazza, quindi con una gioia rinnovata, condivisa, il 2 e 3 aprile. E saremo in tutte le piazze d'Italia. Noi saremo, penso, a Piazza Salotto se ci è stata concessa, ma anche, ecco, anche qui in tante parrocchie di parroci che ci accolgono. E quindi cominceremo già, le piantine sono già arrivate, quindi rinnoviamo l'invito ai soci e a chi ci conosce, ai simpatizzanti, ecco, di incominciare a contattarci se volete fare un regalo, se volete prendere e contribuire. Si tratta di piantine di ulivo nane. Sì, sono allora sono piccole piantine di 2-3 anni già, piccoline, non sono un bonsai, perché se comunque le si ripianta, si cura e si vogliono far crescere diventano dei propri belli alberelli nel tempo. Quindi tra l'altro quest'anno, ecco, ricordiamo quanto mai come quest'anno ritorna il simbolo dell'ulivo come simbolo di speranza e di pace, quindi ecco l'augurio deve essere questo da parte dell'Unitalsi. E questo fine settimana già cominciamo in alcune parrocchie e quindi saremo questo fine settimana nella parrocchia di Don Rodolfo a San Gabriele e poi negli orari delle messe, che quindi sono sabato sera alle 18:30 e domenica alle 10:30 la mattina e alle 19 la sera. E poi saremo anche nel Santissimo, alla chiesa di Rita di Santissimo Crocifisso, sabato alle 18 e domenica alle 9 e alle 11. E quindi ecco,
Io vi invito a diffondere tra i vostri amici, conoscenti, l'importanza di questa giornata, sia perché per noi è una, anche una raccolta fondi, perché comunque dobbiamo riprendere, ricominciare, andare avanti, continuare a fare del bene anche in maniera concreta attraverso le nostre attività. Ma soprattutto è un segno per il popolo, per la gente, per chi ci incontra, ecco, di incontrare gente e di dire che l'Unitalsi è presente sul territorio, l'Unitalsi c'è, è disponibile, è aperta per tutti coloro che vogliono unirsi a noi, che siano volontari per fare un po' di servizio, che siano persone in difficoltà, fragili, che hanno bisogno di una compagnia, di un aiuto, di far parte comunque di una famiglia, di un gruppo che cammina insieme. E quindi l'Unitalsi sarà presente, come dicevo, in tutte le parrocchie. Sentiremo parlare in questi 15 giorni perché ci sarà anche una campagna mediatica, quindi ecco, noi cominciamo un po' prima, proprio per poterci allargare un po' di più prima di Pasqua sul territorio della sottosezione. E quindi abbiamo chiesto l'anticipo delle piantine dell'arrivo, sono arrivate ieri e quindi adesso sono disponibili, e quindi ci organizzeremo già dalla prossima settimana. Poi saremo in altre parrocchie, adesso non ricordo. E la stessa cosa faremo su Penne, e il 2 e 3 saremo nelle piazze di Penne sia sabato che domenica. E quindi anche lì sto cercando i contatti con i parroci, sperando che nel territorio ci sarà sicuramente Don Andrea che ci dà una mano e qualche altro sacerdote nei paesi vicini, perché anche lì ci dobbiamo allargare, dobbiamo andare un pochino a parlare con qualche sacerdote, lì ci dobbiamo lavorare un po'. E il nostro tempo a disposizione è terminato. Io ringrazio Antonella che ci è venuta a condividere, ecco, questa... Ma io ringrazio te. Oggi siamo insieme. E condivideremo anche la Via Crucis oggi, appunto, nella mia parrocchia San Giuseppe, quindi siamo contenti, ecco, che Don Achille, lo ringraziamo, ha accolto questo invito da parte nostra, è stato molto entusiasta. E quindi grazie di averci ascoltato. Ricordate una cosa importante che diceva anche Don Gregorio, dice sempre il Papa: ricordate di pregare per noi, cioè preghiamo a vicenda. La preghiera reciproca è importantissima, perché ci dà coraggio, ci dà sostegno, ci dà ispirazione. Grazie e buona domenica.